lo so, caro Hayes, che lei non mi può soffrire. D'altra parte è il destino di noi esseri superiori, suscitare l'odio della massa amorfa ed acefala. Va bene, va bene. Flit, ti scongiuro, accetti o no l'incarico? Grazie, Kira, però questo whisky è fatto con l'orzo delle coste della Cornovaglia, mentre sai che io gradisco solamente quello ottenuto dagli altipiani del Sutherland. E insomma, Flit! Parli un'ottava sotto, Hayes. Non per me, perché lo sa, se io voglio posso escluderla dal mio audio, ma per Gianfilippo, che soffre di un leggero esaurimento nervoso dovuto ai reumatismi. Bene, Flit, ti chiedo scusa per Gianfilippo, ma dimmi, in nome dell'umanità intera, accetti o no questa missione? E va bene, Hayes. Accetto. Secondo te qual è il bandolo di questa matassa? Primo, i misteriosi fatti che si sono verificati sono opera di una potenza extraterrestre. Secondo, questa potenza vuole scatenare un conflitto nucleare tra tutti gli abitanti della Terra. Raggiungerò la Svizzera domani. Maledizione, sta venendo qui. Bisogna assolutamente fermarlo e impedirgli di scoprirci prima che arrivi Smirnov. Lascia fare a me. Flit è un uomo. E come tutti gli uomini è soggetto alle passioni. E io cercherò di comportarmi come una terrestre. Beh, non ha più sete? No, grazie, ma si metta qualcosa addosso. Mi sento in dovere di ricordarle che io appartengo all'altro sesso. Ah, già, mi scusi. Ma sei un pezzo di ghiaccio. Ma che cosa vuoi dire? Che c'è più soddisfazione a baciare la statua della libertà. Ciao! Ciao! Caro, ci hai fatto chiamare? Sì, devo fare un controllo sexy su me stesso. Che cosa senti? Dolcezza. E tu? Amore. Desiderio. Bene, per quello che mi riguarda tutto è normale. Potete riprendere la viaggetta e andarvene. Cosa? Ci hai fatto arrivare fino quassù solo per questo? Ma allora perché è rimasta di ghiaccio? Allora, cara? Ho già espresso il desiderio di vedervi ripartire. Perché? Secondo te avremmo fatto questo viaggio solo per un bacio? Oh, un momento, lasciatemi stare. Cosa fai tu a noi donne? No, calma, ragazzi, calma. Rassicuratevi. Se non risponde, signori, evidentemente è sulla pista buona. Flit sa sempre quello che fa. Ciao. 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 Sono qui. Ah. Ciao. Ciao. E ora al lavoro. Flit, sapessi da quanto tempo ti sto cercando? A me? Ma signora. Sì, da quando brutalmente mi hai baciata. Ma adesso non posso. Il mondo intero mi sta guardando. Adesso non ci vede più nessuno. Da Svidania. Da Svidania. E ora al lavoro. Oh no, proprio adesso.
eccomi, piccolo illuminato. Ebbene, Aura, Flit è stato eliminato da Smirnov. No, non ancora. Non so, non credo. Che cosa fa quell'inetto di Smirnov? Stiamo per raggiungere il nostro fine. I terrestri sono sull'orlo della guerra e noi rischiamo di farci scoprire proprio adesso. Flit va eliminato subito. Quando l'hai visto l'ultima volta? Pochi minuti fa. E come ti è sembrato? Bello. Bello? Ma cosa dici? Sì, bello. Piccolo illuminato, perché su Bral nessuno si bacia? Perché? Perché i baci sono inutili. Rappresentano una molle sdolcinatura che abbiamo superato da 2000 anni. E allora abbiamo sciupato 2000 anni. Aura, ti ordino di abbandonare la missione. Rientra subito alla base. Dopo quello che era successo a Parigi, sono stato un pazzo ad affidarti questa missione. Non avrei più dovuto avere fiducia in te. Una donna è sempre una donna, a qualsiasi galassia appartenga. Sei rimasta preda delle passioni. Sei diventata quasi una terrestre. È vero, e ne sono felice. Non sono affatto pentita di come mi sono comportata. Anzi, avrei voluto restare ancora in quel meraviglioso albergo, accanto a quel meraviglioso uomo, ed avere i suoi meravigliosi baci. Ma che cosa t'è successo? Perché parli in questo modo? Perché sono i terrestri che hanno ragione. E noi abbiamo torto, e meritiamo la gelida fine che ci attende. Aura, adesso basta. Stai oltrepassando ogni limite. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Perché l'amore è bello, la paura è bella, l'odio è bello, la morte è bella. Hai ragione, Aura, la morte è bella. Chiederò al grande illuminato il permesso di uccidere te, oltre che di uccidere Flit. Potete uccidermi anche subito. Ormai sapete come la penso. Flit! Allora tu saresti il capo. A noi due, Flit! Oh, caro. Non c'è tempo da perdere. Mentre io li sorveglio, tu chiama la polizia e fai avvertire Washington. Vai. Flit. Oh. Solamente un uomo come te poteva risolvere un caso simile. Sei stato meraviglioso. A proposito, vorrei parlarti di una missione che solamente... No, Hayes, rispettiamo i patti. Io adesso me ne vado in ferie. E dove andrai? Coinvolgerò Aura in un giro turistico per farle conoscere il nostro modesto pianeta. E noi? Beh, un po' di comprensione, ragazze. Aura è arrivata soltanto adesso tra noi. Anch'io sono arrivata adesso. Sì, ma tu la Terra la conosci già.